Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, come state? Spero bene. Siamo a dicembre, quindi è arrivata l'ora del video consigli magici. Circa un anno fa, più o meno, partiva la serie Consigli Magici, una serie che sta piacendo molto perché vedo che fa un monte di visualizzazioni e riceve un sacco di commenti. A quasi un anno da appunto l'inizio della serie è arrivato il momento di consigliarvi un qualcosa di molto particolare. La serie è partita con Cartomagia non convenzionale di Francesco Ceriani, un libro assurdo, un libro che spiega effetti fantastici. Vi lascio il link in descrizione del video così che potrete vedere di cosa sto parlando. E a un anno, a quasi un anno esatto dall'inizio della serie, due cose combaciano perché io riporto Cartomagia non convenzionale, ma a sto giro il capitolo 2, stampato da poco. Da Francesco Ceriani. Io sono un amante di questo tipo di magie perché? Perché molto spesso ci troviamo in situazioni dove facciamo magie e gli spettatori dicono sempre: ma il mazzo magari è truccato, ma le carte sono truccate, e così facendo non valorizzano la nostra tecnica, la nostra manipolazione. E questa è una cosa che almeno personalmente mi dà molto fastidio. Allora, grazie a Francesco Ceriani, grazie a Cartomagia non convenzionale, noi siamo in grado di compiere dei veri e propri miracoli senza mai toccare il mazzo di carte. Quindi andiamo a distruggere lo spettatore e, cosa ancora più bella, si distruggerà da solo lo spettatore perché farà tutto lui e non potrà appellarsi appunto a niente. Cosa troviamo dentro Cartomagia non convenzionale capitolo 2? Bene, troviamo 8 effetti appunto realizzati da Francesco Ceriani, sono tutti spiegati con immagini e Francesco non solo ci spiega gli effetti, ma ci dice anche come gestire, come presentare, come svolgere l'effetto stesso. Quindi voi comprate il libro e avrete 8 effetti bomba da realizzare in mano a uno spettatore. Ma, cosa molto importante, questi effetti, come dice Max del canale Lasso nella Manica, sono molto utili per realizzare poi effetti dove noi possiamo toccare il mazzo di carte. Quindi sono delle ottime idee, degli ottimi principi per realizzare altre magie. Quindi voi comprando il libro non solo imparerete 8 effetti dove non toccate mai il mazzo di carte, ma ne imparerete una marea dove potrete toccare il mazzo di carte grazie ai principi utilizzati da Francesco Ceriani. Ora, io un anno fa vi ho consigliato il primo volume. Questo secondo volume si supera ulteriormente, quindi ve lo consiglio vivamente e ve lo consiglio non perché io ho un qualcosa o un ritorno, ma ve lo consiglio perché proprio ne vale la pena. Ora, dove si può acquistare Cartomagia non convenzionale 1 e 2? Ora, l'uno non so dove si può comprare, credo su Strix Magics e sul canale Lasso nella Manica. Il 2 lo trovate anche su Amazon. Cosa molto importante, se la comprate da Lasso nella Manica, utilizzando un codice sconto avrete il 10%. Di codici sconto ce ne sono una miriade, se chiedete direttamente a Max ve ne darà uno anche lui. Quindi lo trovate su Strix Magics, Lasso nella Manica, su Amazon. Su Lasso nella Manica lo trovate con il 10% di sconto, inserendo un codice promozionale. Ora, voglio darvi una piccola dimostrazione anche di cosa consiste, quindi ora vi lascerò uno degli effetti che troverete all'interno del libro, uno degli effetti che mi ha colpito e mi è piaciuto molto. Prima di fare questo, però, vi invito ad iscrivervi al mio canale, a lasciare un bel like. Se non mi seguite su Instagram, vi lascio il link in descrizione per potermi seguire. E ora, ragazzuoli, vi lascio alla performance. Buona visione! Questo è uno degli effetti che mi ha colpito maggiormente. Allora, come tutti gli effetti che ci insegna il nostro amico Francesco Ceriani, noi consegniamo il mazzo allo spettatore. Quindi lo spettatore potrà mescolare tranquillamente il mazzo più e più volte, potrà mescolarlo in qualsiasi maniera e potrà dargli anche un taglio. Ora, in questo effetto noi andremo a memorizzare più o meno metà mazzo. Quindi chiederemo allo spettatore di voltare carta dopo carta, fino ad arrivare almeno a metà mazzo, anche di più, può decidere lo spettatore dove fermarsi. Ma siccome vogliamo rendere le cose molto difficili, chiediamo allo spettatore di girare almeno più di metà mazzo, perché appunto per noi sarà più difficile ricordarsi tutte le carte.
Quando lo spettatore sarà soddisfatto, potrà tranquillamente riprendere le carte e riposizionarle sopra. Ora, a questo punto, faremo fare tre mazzetti allo spettatore, più o meno uguali, dopodiché prenderà un mazzetto, lo mescolerà quante volte vuole, può dargli anche dei tagli. Quando sarà soddisfatto, gli chiederemo di ricordarsi la prima carta in cima, quindi in questo caso il K di picche. Successivamente potrà prendere un altro mazzetto, mescolare anche quest'altro quante volte vuole e andarlo a depositare nel mazzetto dove appunto ha scelto la carta, e poi potrà richiudere tutto. Per rendere il tutto ancora più difficile, potrà anche tagliare il mazzo di carte. Ora, a questo punto, come potrete vedere, tutte le carte sono diverse, sono tutte mischiate in un ordine casuale. Ma a noi non ci interessa perché, come vi ho detto prima, grazie alle carte che abbiamo memorizzato, ora sappiamo in che posizione precisa si trova la carta dello spettatore. Quindi gli chiederemo di contare 26 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Sinceramente non mi ricordo qual era la carta che avevamo scelto prima, mi sembra il Jack o il Re di Fiori. Ah no, di picche, esattamente la carta scelta prima. Sì, ho riguardato il filmato precedente, lo spettatore appunto aveva scelto il Re di picche. Quindi, come avete visto, questo è un effetto che a me è piaciuto molto ed è uno degli effetti che insegna il nostro amico Francesco Ceriani. Vi ricordo che per acquistare il libro trovate tutti e tre i negozi che lo vendano in descrizione. Io non ho altro da aggiungere, spero lo compriate perché veramente ne vale la pena, e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao ragazzi!